Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata di Loretta 5. Oggi siamo ancora il 19 dicembre del 2015 e tra una settimana appunto sarà Natale. Allora, io in realtà come mio regalo anticipato mi sono letta praticamente quei famosi quattro fumetti che avete visto sotto nell'info box in precedente, il video prima di questo. Ne sono spuppati praticamente tre, ossia mi sono spuffata Spider-Man in questi MG giorni e oggi ho iniziato e concluso Dylan Dog. E questo video in bianco e nero è fatto apposta soprattutto per entrare nel mondo di Dylan Dog, appunto, che è tutto in bianco e nero. Allora, finalmente questo sarà un nuovo video della nerdocultura di Loretta 5 che tanto amate, che tanto desideravate, su appunto Dylan Dog, quindi farò questa nuova recensione. Allora, Dylan Dog, ripeto, all'epoca c'era una miniserie, cartone animato che facevano, non mi ricordo neanche su quale canale, però sa di fatto che io mi guardavo qualche puntata, quindi sì, dentro di me qualche DNA base comunque c'era. Andiamo a noi, Dylan Dog, perché ve lo consiglio di leggerlo? Perché Dylan Dog innanzitutto è un ragazzo molto semplice, cioè è un bel ragazzo, è magro, si veste bene, è buono, è saggio. Ed è anche divertente, insomma, fa anche battute. Io non mi aspettavo un Dylan Dog così attuale, cioè è molto attuale nelle battute che fa, nei modi di fare, nei suoi atteggiamenti. Cioè sembra proprio un ragazzo del 2016 quasi, non degli anni 90. E quindi non mi aspettavo completamente. Ora, il primo numero che io sono andata a pescare, appunto, Glucloso, è il numero 102, ripeto, del gennaio del 98, che è questo qua. Fratelli di un altro tempo. Non mi aspettavo, ripeto, che fosse così divertente. È proprio un Buffy all'Ammazzavampiri versione maschile, praticamente. Insieme al suo maggiordomo, che è sto tizio con i baffi, che è un misto tra Charlie Chaplin e Hitler. Ed è davvero molto divertente. Purtroppo in questa puntata lui era fidanzato, praticamente, a quanto ho capito io, per un bel periodo di tempo con la professoressa Feldman, che purtroppo proprio in questo numero fu uccisa da uno scienziato praticamente pazzo che faceva esperimenti sulle scimmie, o bene o male sui cloni degli uomini preistorici e sulle scimmie e sui gorilla. E quindi lui praticamente va a scoprire il perché della morte della sua amata fidanzata dottoressa. E perché ci sono queste specie di allucinazioni che se tu chiudi gli occhi e poi di nuovo li riapri, praticamente questi mammut, questi elefanti, rinoceronti, tigri, gorille, scimpanzé, insomma, che passeggiavano per le strade di Scotland Yard, sparivano. E quindi erano tutte allucinazioni create da questo tizio che praticamente un nanno vestito così, che lo aiuta in questa impresa. Questo, diciamo, praticamente è il succo breve riassunto proprio di questa puntata. Se voi volete andare a acchiapparlo, a trovarlo, io posso trovare qualche sito magari su Amazon se lo vendono e così potete ripescarlo anche voi e potete rileggerlo. Ripeto, io questo l'ho comprato appunto fisicamente live, appunto in un posto dove sono andata, quindi penso comunque che ovviamente ci saranno anche altre copie. Ovviamente le pagine sono qua quasi gialline, anche se non si capisce perché siamo nel mondo di Dylan Dog, ossia praticamente del cane Dylan, così dire. C'è un mio amico, che saluto Manu, ciao Manu, che lui in diversi cosplay praticamente si è vestito proprio da Dylan Dog, beh sì che è comunque abbastanza semplice perché jeans, camicetta rossa, una pistola finta, una rivoltella, una giacca nera lunga, alla fine è molto simpatico da fare. Quello che dice, cosa ha detto il medico? Che fosse il veleno è finito nel mio organismo attraverso qualcosa che ho mangiato o bevuto, ma io non ho ingerito nulla di strano nelle ultime ore. Giardini stregati, via, vattene via, non posso, lui mi appartiene. Dylan Dog, il demone, infatti questo tipo era praticamente l'episodio successivo. Carico un attimo la batteria perché si sta scaricando. Ok, cari ragazzi, ritorniamo di nuovo a colori. E batteria caricata, siamo a posto, quindi perché vi consiglio Dylan Dog? Perché è un fumetto avventuroso, pauroso e poi si legge subito, cioè praticamente, a parte che è un casino, cioè sono praticamente in tutto la bellezza di 98 pagine, ripeto 98 pagine, cioè sia quasi 100.
Ma io l'ho letto tutto d'un fiato, praticamente in un'ora. E in un'ora mi sono letta praticamente 100 pagine di Dylan Dog. E poi non solo, i volti sono fatti proprio bene, cioè nei minimi dettagli, i zigomi, gli occhi, l'espressione facciale, insomma, tutto sono. Cioè, io sono rimasta davvero molto sbalordita, molto. La scena più bella è questa qui a pagina 54, quando mettono a letto Amy la scimmia e la dottoressa e lui si baciano e poi ovviamente fanno l'amore, quindi è una scena molto bella, poi la scimmia la vede, è molto molto, cioè, disegnati bene, bene, dico bene bene, cioè proprio nei minimi dettagli. E i dialoghi sono, la sceneggiatura è stupenda perché ripeto, ti scorre che tu manco te ne accorgi praticamente, c'è cioè un'ora ti passa così. E niente ragazzi, questo, quindi compratelo anche voi, sotto nell'info box in descrizione troverete tutti gli altri miei video precedenti, il link di questo, il mio profilo privato su Facebook, la mia pagina su Facebook, mettete mi piace, Loletta 5 Channel, da oggi anche su Instagram, appunto sempre Loletta 5, mi troverete così. E se volete, qualcuno mi deve scrivere qualcosa, scrivete qui sotto su questo commento oppure per altro all'email iole09@live.it. Ragazzi, la puntata finisce anche adesso e vi mando un bacio, un abbraccio coccoloso e la puntata finisce qui. Ci vediamo per una prossima puntata, per un nuovo video e magari, perché no, per una nuova recensione sulla nerd cultura che, se non sbaglio e se non rimembro bene, su Paperinik vi do un'anteprima, forse non l'ho mai fatto. O forse sì, no, l'ho fatta proprio su questo canale. Stavo a scherzare. Però, perché no, magari fare un nuovo video su Paperinik 2, ossia sul nuovo fumetto che poi andrò a leggere proprio per questo Natale. Va bene, ragazzi, mi raccomando, non arrendetevi mai. Iscrivetevi al canale e ditelo insomma anche ai vostri amici. Io vi mando ancora un grosso bacio e un abbraccio coccoloso. Penso di mettere questo video comunque sia per Capodanno, bene o male. Quindi buon anno, buon 2016 a voi, siamo appunto in realtà a gennaio del 2016, ma io non lo sapevo. E niente ragazzi, tutto qui. La puntata finisce qui e mi raccomando, leggete tanto. Ciao ciao e liberi di leggere.